e Gnocca Calcio Show, Laura Esposto! Mamma mia! Mamma mia! Ciao, Jen! Fantastica! Come va? Va bene, ti ricordo che dall'8 al 13 di dicembre sono al Franco Parenti a Milano. Guarda, con lo spettacolo. Jenny, vorrei che venissi. Io vengo, ho chiamato tutte le mie amiche. Bene. Se ci dai la prima fila, occupiamo tutta la prima fila. Perfetto, la prima fila sarà tua dall'8 al 13. Quanti posti sono in prima fila? Sono 45-50 45 posti. Amiche, quindi. Quante ne hai di amiche? Io tante. Bene, molto bene. Le porterò tutte per te. Sono tutte più o meno come te? Sì, tutte. No, sono tutte uguali. Ah, tutte uguali a te? Senti, io volevo farti una cosa, una curiosità, vorrei farmi una cosa. Va bene, allora, questa storia che ho letto di Seedorf e della Canalis a Londra, li hanno beccati a Londra. Tu che sei la nostra esperta di gossip calcistico internazionale. Sì, in realtà ti devo raccontare, è una storia un po' complicata. Sì. Sai, qui siamo un po' sul stile beautiful. Cioè la Canalis era preoccupatissima per questa cosa. Praticamente lei ha convocato Seedorf perché pare, da indiscrezioni molto, molto, insomma, fedeli, che l'amante segreto di George Clooney, che noi ormai sappiamo che è gay, quindi questo ormai non è una notizia, sia proprio Seedorf. Ma dai, cioè Seedorf è gay anche Seedorf? Esatto, e quindi Elisabetta Canalis, che aveva paura, perché sai che il suo castello di carta potrebbe cadere da un momento all'altro, ha chiamato Seedorf e ha detto mi raccomando che non venga fuori questa cosa. Ma è pazzesco, ma tu ci stai dicendo che Seedorf è gay? Clooney, vabbè, passi, George lo sapeva. Clooney ma si sapeva e adesso... Io non lo so precisamente perché ovviamente io non posso sapere. Tu hai detto non che ho... Seedorf è gay, ragazzi, qui si va. George Clooney pare abbia una storia con sé. Ma è pazzesca. Allora, questa cosa qua, io scusate, Fanto, allora a questo punto cerchiamo George, Clooney. Chiamiamo Clooney perché è una situazione insostenibile. Io sapere che Seedorf è gay non me la sento di andare avanti. È il mio calciatore preferito dopo Benny Carbone. Ok, Gene, ce l'abbiamo in linea. Abbiamo George in linea. George. Nespresso, what else? Sì, va bene, abbiamo capito che sei George. Senti, Joe, no, volevo capire, tu sei cioè, c'è questa cosa che si dice che tu abbia una storia con Seedorf. Che la Canalis è preoccupatissima. Cosa dici a proposito? Nespresso, what else? Sì, va bene, Nespresso, what else? Però dici, mi piace il caffè nero, quindi. Sì, se hai una storia, esatto, se hai una storia con Seedorf. Nespresso, what else? Va bene, vai a quel paese, mandiamo, chiudiamo il collegamento con what else? Va bene, grazie.